More, vado a fare la spesa allora, eh. Ok, hai preso la lista? Porco cane, brava, meno male che me l'hai ricordato, no? Adesso la prendo. More, vado a fare la spesa. Sì, ma l'hai presa la lista? Ce l'ho sull'app questa volta, non mi freghi. Ah, grande. More, vado a fare la spesa, eh. Ok, la lista l'hai presa? Ma ce l'ho sull'app, te l'ho detto l'altra volta. Ma scusa, adesso la nostra assistente vocale può stamparla. Ah già, è vero. Andiamo a vedere come. Quindi, come fare per poter stampare la nostra lista? Per prima cosa, accendete la stampante. Stampa lista della spesa. La tua lista di cose da comprare è stata inviata alla stampante Epson. Ci conferma che è stata inviata alla stampante la lista. Questa è la stampa di prova che viene fatta dal... dove vi spiega che cosa potete stampare. Quindi, ad esempio, qui dice, faccio un breve riassunto, vi dice che avete la possibilità di stampare la lista della spesa, potete stampare i sudoku, le soluzioni dei sudoku, i labirinti. Quindi per adesso diciamo che è abbastanza limitata, ma per quello che può servire va più che bene. Stampiamo la lista della spesa. Ed ecco anche la lista della spesa. Come potete notare, metterà tutte le voci e accanto un quadratino per poter fleggare quelle che sono gli articoli che avete acquistato. Così non potete più sbagliare e vostra moglie sarà felice e contenta. Ma giustamente vi ho fatto vedere come stamparle, ma voi direte: come faccio a poter connettere la mia stampante al nostro dispositivo domotico? A me è bastato fare un più in alto a destra nei dispositivi e in automatico mi ha trovato la mia stampante. Naturalmente la stampante deve essere wifi o comunque un collegamento a internet in modo tale che lei si possa interlacciare e interfacciare con la stampante. Fatto questo, vi troverà automaticamente il dispositivo e come al solito comparirà il pop-up in alto dove dice trovato un nuovo dispositivo. In base alla vostra stampante, nel mio caso è venuto fuori, trovato un nuovo dispositivo Epson e fate la prima stampa di prova. Prima stampa di prova, verrà fuori il foglio che vi ho fatto vedere prima, basta, tutto qui. Adesso vi metto qui una foto del dispositivo che è stato trovato. Bene ragazzi, per questo video è tutto, da questa posizione un po' insolita rispetto al consueto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!